Il 14 maggio 1917, il terzo battaglione del 230 Fanteria Brigata Campobasso usciva dalle posizioni dello sbarramento della rotabile Salcano-Plava, si stendeva lungo l'Isonzo e iniziava la salita del Monte Santo. Dopo 6 ore di aspra scalata, bisognava superare 600 metri di dislivello sotto il tiro delle artiglierie nemiche e i fanti non erano allenati. Dopo quasi un anno di vita in trincea, il battaglione attaccava il doppio ordine di trincee della cima. La nostra magnifica artiglieria, con i pezzi incavernati lungo la cresta del Monte Sabotino, ci accompagnava nell'assalto. Al grido di Savoia, i primi reparti, travolta la resistenza nemica, raggiungevano le rovine del convento, sventolandovi il tricolore. Esso è ora conservato nel Museo di Gorizia.